Buongiorno, benvenuti nella mia cucina. Oggi vi farò vedere un piatto piemontese, un favoloso risotto alla salsiccia con peperoni. Gli ingredienti sono per 4 persone. Abbiamo 1 litro di brodo vegetale ottenuto con acqua, una carota, un sedano, cipolla e alloro. Poi 200 g di riso Roma, 200 grammi di salsiccia, uno spicchio d'aglio, un mezzo peperone arrostito, l'ho precedentemente cotto in forno a 180 gradi per 30 minuti e poi l'ho spellato. Poi un bicchiere di vino bianco, dell'olio d'oliva extravergine e per mantecare burro e parmigiano. Sale e pepe quanto basta. Seguitemi. Ecco, abbiamo incominciato a preparare il nostro brodo che sta cuocendo. Adesso vediamo le fasi del risotto. Mettiamo un filo d'olio in una casseruola e facciamo rosolare l'aglio in camicia, come piace a me. Adesso una preparazione molto semplice è quella di togliere la budella alla salsiccia per farla rosolare. Ci aiutiamo con questo coltello. Farla sgranare, occorre solamente farle un'incisione. Eccoci qua. Poi facciamo un breve battuto e lo facciamo sfumare con del vino bianco. Apriamo per bene. Essendo già tritata, non occorre fare altro. Del tuono. Adesso inseriamo il nostro riso. E lo facciamo tostare con questi ingredienti qua. In questo caso, grazie al grasso della carne e all'olio d'oliva, ci sarà una bella tostatura del chicco a fiamma vivace per qualche minuto. Il nostro brodo sta già prendendo colore. Ah, non si sente il profumo, ma incomincia a venire fuori. Ecco, adesso vedete anche come il colore del riso sta cambiando, vuol dire che è pronto per essere sfumato. Inseriamo anche la foglia dell'alloro. Perché l'abbiamo inserita dopo? Perché non avendola rosolata non è diventata scura, col gusto pungente e amarognolo. E adesso delicatamente lo lasciamo evaporare. Allentiamo la fiamma. Ecco, adesso è arrivato il momento di aggiungere il nostro brodo, che ha già un bel colore vivace, e lo mettiamo nel riso.
Lo mettiamo poco alla volta, girandolo delicatamente. Ecco, il nostro riso è quasi cotto, trascorsi i 16 minuti di cottura, si sta asciugando, abbiamo tolto il nostro aglio e l'alloro e andiamo a tagliare i nostri peperoni a cubettini. Li inseriamo alla fine in modo che il suo colore bello vivace rimarrà e non si disferranno. Ecco, li inseriamo. E adesso fuori dal fuoco, anzi cambiamo proprio posizione, andremo a mantecare. Come si manteca? Si mette prima il burro, facciamo anche questo a pezzettini, rigorosamente da frigo, lo lasciamo brodoso e si gira fino a sciogliere. Aggiungiamo anche un po' di sale, un po' di pepe, sempre inserirli alla fine perché la salsiccia è già saporita. Il nostro piatto è pronto, adesso andremo ad impiattare. C'è un bel gioco di colori e semplicemente mettiamo una foglia di alloro. Buon appetito e seguitemi su questo canale. Alla prossima ricetta, ciao!